Un augurio di un sereno Natale a tutti gli amici dei popolari localizzati e agli italiani tutti. In questo giorno in cui tutti siamo riuniti intorno alle nostre famiglie, ai nostri amici e per 2 giorni, 3 giorni ci fermiamo un pochino a riflettere, questo mio saluto vuol portare un piccolo contributo alla riflessione. Vista la complessità della situazione del paese. Il paese vive un grosso cambiamento, inserito in un cambiamento globale, dove tutte le regole precedenti sembrano annullate. In questi giorni assistiamo continuamente alla difficoltà delle famiglie, alla difficoltà dei giovani, alla difficoltà di chi fa impresa. Non dimentichiamoci che l'ultimo rapporto Censis ci racconta che 400.000 imprese non ci sono più. Tutti noi guardiamo alla politica, ma uno dei limiti che oggi ha la politica è che la politica è vista come professione, non più come servizio. Voi immaginate un pochino che noi abbiamo una legislazione fatta dai partiti stessi, che finanzia i partiti anche quando non sono più in Parlamento. Quindi questa visione della politica, questi comportamenti all'interno della politica, hanno fatto diventare la politica come una professione, dove delle persone che hanno difficoltà a trovare lavoro, oppure dove non riescono ad affermarsi con la propria professione, tendono ad occupare la pubblica amministrazione per risolvere i loro problemi economici, quindi la politica come attività di lavoro. E i servizi pubblici, le società pubbliche, basta vedere gli scandali ultimi, servono per ottenere risorse per finanziare i gruppi e anche le lobby. Quindi abbiamo una classe politica ancora che si finanzia, che vede, che fa l'assalto al bilancio dello Stato per garantire aiuti e sostegno a gruppi, corporazioni, lobby. Tutto questo sistema economico è andato avanti per decenni e ci ha portato a un debito pubblico mostruoso, uno dei più grossi debiti pubblici europei. E questo debito pubblico continua a mangiarsi delle risorse. Ma questa visione politica non ha fatto altro che occupare lo Stato per creare posti di lavoro e questa creazione di posti di lavoro non solo ha portato danni al bilancio dello Stato, ma ha portato danni anche al sistema civile delle imprese, del sistema sociale, perché per giustificare la presenza di tanto impiego pubblico o di tanto subappalto si sono aumentate le procedure a danno di chi dovrebbe lavorare e produrre ricchezza. Oggi come oggi sentiamo sempre un lamento continuo che non c'è, che bisogna organizzare lavoro. Ma in questi ultimi 10 anni decine di migliaia di imprese hanno lasciato l'Italia. Nessuno, dalle banche, alla politica, alla società civile, si è preoccupato del perché degli imprenditori che creavano lavoro in questo paese se ne andavano. Ognuno ha cercato a garantirsi il sistema precedente che gli aveva garantito una piccola nicchia, dei vantaggi, delle prebende per i propri associati. Tutto questo non può più funzionare e lo stiamo vedendo ogni giorno, continuamente. Quindi, come popolari, noi dobbiamo ripensare tutte queste cose, essere a disposizione sul territorio e dobbiamo intendere la localizzazione come una modalità culturale per riavvicinarsi al territorio, andando a vedere tutte quelle disfunzioni
ma non per fare la caccia alle streghe, per trovare delle soluzioni, per aggiustarle in funzione della nuova direzione che il mondo ha preso. Non possiamo più pensare che come italiani noi possiamo essere avulsi dal mondo e continuare con il sistema precedente. Colgo anche l'occasione per augurare a tutti voi un sereno 2011. Grazie.